Iniziamo adesso questo viaggio con una cosa molto molto importante, il riscaldamento. Volevo iniziare a vedere come si allenava un pilota di MotoGP e Superbike. Magari andiamo per gradi, iniziamo con un allenamento base per chi non l'ha mai fatto, con quello che abbiamo in questa piccola palestra, e poi cerchiamo di crescere e arrivare ad una tenuta fisica abbastanza buona per poter fare quello che ci serve. Partiamo con un po' di cardio, dal run, l'elittica, secondo me è una macchina spettacolare, il rowing, altra macchina molto molto funzionale per chi va in moto, lo spinner o una sorta di cyclette, chiamiamola come vogliamo. Abbiamo un piccolo blocco di manubri con un po' di pesi, quindi qui possiamo inventarci un po' quello che ci pare. Abbiamo un castello abbastanza multifunzionale, abbiamo elastici che sono fondamentali per il riscaldamento prima di caricare, perché è necessario scaldare bene la cuffia dei rotatori e le articolazioni più che i muscoli. Abbiamo un castello per le tirate, dove possiamo agganciare anche il TRX e possiamo fare diversi tipi di lavori. Quindi io sono sempre stato un amante dell'elittica o sincro, può essere chiamato in più modi. Dopo una sessione di riscaldamento con l'elittica, dove vi consiglio di partire con calma a livello 4-5, poi salire tipo un livello al minuto, arrivare comunque con un picco abbastanza alto per sbloccarci, diciamo, perché se non buttiamo sul cuore, non produciamo un po' di acido lattico, appena partiamo ci riempiamo e ci imballiamo, come si dice in gergo. Nel tapis roulant invece possiamo alternare pianura e salita, quindi metterci dentro un minuto di salita, però una pendenza abbastanza importante, almeno 4-5%, da lì a salire, è un minuto di pianura, mantenendo la velocità, magari in maniera tale che facciamo molta fatica a salire e riusciamo a recuperare, alleggerire quando corriamo in pianura. Dopo essersi scaldati bene con l'elittica e il run, il tapis roulant, a me piace utilizzare molto anche il rowing, quindi facciamo almeno una sessione da 5 minuti, intensità media, se avete un compa 2, 7, 8 o anche 10 va bene, livello di intensità. A me il rowing piace molto perché è un attrezzo che per chi va in moto, sia motocross che velocità, tante cose in comune. Il fatto di sembrare di avere un manubrio in mano e tirare ti fa proprio riprodurre il gesto di una salita in una motocross o di un cambio di direzione in moto da strada, perché usi molto i dorsali, i muscoli scapolari, usi tanto anche i bicipiti, quindi questo è ottimo, è un esercizio ottimo. Per quanto riguarda la velocità, una cosa che mi piace molto è l'angolo del ginocchio lavora molto chiuso e farlo partire da di qua è molto difficile. Riproduce molto bene il ginocchio che è all'interno della curva, e quando tu finisci una curva lunga e devi ripartire per cambiare direzione è molto critico partire da questo angolo. Questo esercizio mi piace davvero tanto. La fune è un incubo per tantissime persone, anche io l'ho odiato tanto, ma adesso è solo amore. Per scaldarsi è ottimo, perché possiamo giocare, fare qualche minuto facendo prove, saltare su un piede solo, su due piedi, incrociare, fare il doppio, quindi è un bello svago, diciamo, lo userei proprio molto per giocare e fare prove. Come prime due settimane di allenamento, partendo da zero, io proporrei di separare blocchi di lavoro da cardio a pesi o corpo libero. Farei un bel blocco di circa tre quarti d'ora. Il tutto sta poi nel finalizzare l'allenamento in quello che noi dobbiamo fare. Se la nostra gara dura 30-35 minuti, lavoriamo sui 45 minuti all'inizio, perché non lavoreremo a piena intensità, sempre al 100%. Ma bisogna crescere piano piano e andare sempre a interval training, quindi lavorare con blocchi, punte più importanti, punte di recupero, punti più importanti, sempre su e giù, su e giù, su e giù,
in modo tale da stimolare anche il metabolismo basale a lavorare meglio quando siamo a riposo. Così bruciamo più calorie, recupereremo più in fretta lo sforzo della palestra. Quindi il mio consiglio è: scegliete 3-4 attrezzi e fate un programma di lavoro. Blocchi da 10 minuti, non so, il vogatore 5, l'ellittica possiamo fare 15, da ripetere due volte, mettendoci dentro anche 10 minuti di run. Partire con calma, ascoltatevi, usate il cuore, il cardio, ma le sensazioni sono la cosa migliore. Dopo un blocco di cardio di circa 45 minuti, possiamo iniziare a lavorare un pochino sulla forza resistente. Il mio consiglio è, sempre per le prime due settimane, iniziamo ad ascoltarci. Quindi io farei un lavoro abbastanza classico, farei un lavoro per il chest, per il petto, potremmo usare la panca piana o una macchina tipo questa, dove inizierei con 20 ripetizioni, quindi un peso abbastanza leggero per scaldare bene le articolazioni. Poi dopo farei tutti i blocchi da 10 ripetizioni, man mano saliamo di peso, fino a quando non troviamo un peso che ci permette a fatica di finire le nostre 10 ripetizioni. E per tre volte faremo 10 ripetizioni, un minuto di riposo, 10 ripetizioni, poi ci fermiamo, caliamo il peso a metà, facciamo una ventina di colpi giusto per ossigenare il muscolo. Il mio consiglio è: lavoriamo agonisti, poi subito dopo antagonisti, i muscoli diciamo opposti, quindi lavorerei per il posteriore, così. Possiamo farlo con i manubri, possiamo farlo con la barra, possiamo farlo con una macchina. Però all'inizio cerchiamo di lavorare, di fare esercizi semplici e sempre equilibrati, quindi agonisti e antagonisti. Fare così per due settimane per iniziare a prendere un po' di forza e allo stesso tempo un po' di resistenza. Poi dopo vediamo come andare ad implementare il nostro lavoro. Non dimentichiamoci lo stretching. Importantissimo a fine di ogni allenamento, prendetevi un quarto d'ora.